Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Prima di iniziare con il vero argomento del video, voglio soltanto dirvi due parole sul gameplay. Sfortunatamente questo gameplay inizia quando sono già 9-0, semplicemente perché non sono riuscito a registrare, infatti mi vedete che sono con tre colpi dell'M416. Ed è proprio un pochettino di questo che vi voglio parlare oggi. La domanda è divertente giocare contro dei giocatori davvero scarsi, nel senso essere in una squadra, cioè sarà capitato sicuramente a tutti, siete in quella squadra che sta facendo un culo grande come una casa ai propri avversari e gli altri sono schiacciati nello spawn o semplicemente su una sola bandiera, mentre la vostra squadra tira su uccisioni su uccisioni. Trovare tre caricatori, ragazzi. Perché, Facciamo festa. diciamo, non perdete un pochettino il gusto, la sfida. Nel senso, giocare contro un giocatore forte non vi dà più soddisfazione che giocare contro 10 persone Prima scarsissime? deve essere morto. Beh, secondo me è così, nel senso, io preferisco sempre giocare contro gente, non che sia troppo più forte di me, perché questo porterebbe ovviamente a una frustrazione. Quante volte siamo in una partita e iniziamo a urlare "Vaffanculo, squadra di merda, non sanno fare niente, bla bla bla", per poi andare a vedere la squadra avversaria che sta facendo tutti 23-0, mentre la nostra squadra stanno tutti facendo risultati negativi, e semplicemente questo diventa frustrante. Però essere nella squadra che sta vincendo in una maniera assurdamente potente è un pochettino il contrario. Io gioco e rido dei miei avversari perché dico: ma perché le squadre non sono più bilanciate? E sfortunatamente spesso le No, squadre non sono no, bilanciate. Pellegrino. Ed è qui che secondo me dovrebbero Siete intervenire perfetti. i capi server, nel senso quelli che hanno i server, che No, molto Pellegrino. spesso fanno esattamente il contrario. Prendono tutta la gente scarsa, la mettono da una parte e loro entrano in squadra con quelli più forti. Perché? Perché così fanno le No, uccisioni quanto ne facili. fate? Ma quello è tutto un altro discorso, la gestione dei server è Invece colpi tutta per un'altra tiro. faccia. E onestamente, giocare contro tutta gente scarsa non mi diverte quanto fare una partita davvero combattuta. Quelle partite che proprio No, vanno, è Pellegrino. una sfida proprio all'ultimo sangue, dove uno è lì che dice: cazzo, devo vincere e ho soltanto ancora questi ticket per farlo e fra poco ci muoio e se muoio la partita la perdiamo, eccetera, eccetera, eccetera. No, giocare invece contro gente così è semplicemente No, un vado a Pellegrino, prendermi le uccisioni, chi non se ne posso frega delle credere. bandiere, tanto non servono, facciamo talmente tante Sì, uccisioni Pellegrino. che penso che abbiate già Pellegrino, capito sei ridicolo. quello che intendo. Ed è davvero un peccato, secondo me, che coloro che dovrebbero gestire i server non li gestiscano decentemente, semplicemente No, perché è la mia se cara tutti gli amica scarsi sono Pellegrino. da una parte, questi non impareranno mai a giocare decentemente perché si annoieranno molto più in fretta del gioco e non avranno mai la possibilità di, in quella Non partita, credere, di fare delle Pellegrino. azioni di squadra. Lento, Perché gli altri lento. giocano male esattamente come loro e quindi non hanno un esempio da seguire, ad Sicuro, sì. esempio. Mentre quelli Vabbè, forti a quel punto è meglio possono rotellare. semplicemente fregarsene e per loro non è assolutamente un esercizio a migliorare, nel senso, se sto giocando contro qualcuno di scarsissimo, non sto imparando nuovi modi per batterli, non sto diventando più reattivo, perché tanto ce l'hai davanti e quello non Non riesce a stanno prendendo. spararti Sì, c'è decentemente perché davvero. non ha la mira, ad Vabbè, ma se no esempio. c'ero io dietro, quindi. E questo, secondo me, è il motivo per cui è più divertente fare delle partite combattute che delle partite banali e semplici. Ora, mettiamo da parte questo discorso perché direi che, secondo me, è già concluso, ma voglio ovviamente una vostra opinione giù nei commenti. Oltre a questo, voglio ancora accennarvi una o due cose. Scusa, quel La prima Darkness di è il Valorant. progetto che sta andando mio e di Silvanidra. Troverete il suo canale qui sotto in descrizione. Stiamo facendo un dual stage. Per ora c'è soltanto il trailer, perché ovviamente un trailer ci vuole. Che troverete come
come trailer per non iscritti sul canale se non siete iscritti, altrimenti è il video che ho caricato prima di questo. Vi lascio il link anche di quel video in descrizione, un trailer che mi piace molto, è stato realizzato da Silvan Hydra, le clip sono sia mie che sue, dato che è un dual stage, ed è un progetto al quale stiamo lavorando insieme. E molto, molto, sono molto, molto contento di avere lui come editor. Spero che continuerà a fare l'editor per me. E ovviamente con questo video gli mando anche un saluto. E vi consiglio di andare a vedere il suo canale perché, ragazzi, ha dei montaggi davvero cazzuti, eh. E oltre a questo, voglio ancora chiarire una cosa perché ultimamente ho pubblicato davvero, davvero pochi video. Ma il motivo semplicemente è che ero in vacanza, nel senso ero in Germania e io in Germania non ho una connessione internet. E quindi ragazzi non potevo caricare video, molto 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 semplice. E video pronti non ne avevo e non avevo dietro la play, quindi non ho registrato niente. E anche se ce l'avessi avuto non avrei avuto internet, quindi ragazzi scusatemi molto, davvero davvero tanto per non aver pubblicato video. E un'ultima cosa, vi ringrazio tantissimo di cuore per i 700 iscritti. Mi sembra ieri che sono arrivato a 200, pensate un po', invece sono passati un paio di mesi. E devo dire che stanno aumentando sempre più in fretta. Mi piace come sta andando il canale. Non mi sono stufato di fare video, quindi state tranquillissimi perché i miei video li vedrete ancora per un bel po'. Si spera almeno. E in ogni caso, adesso vedrò di caricarli più regolarmente. Adesso con l'inizio della scuola riavrò una mia routine. E questo è un piccolo trucchetto che vi insegno: se vi lanciate il kit medico, le fiamme vi faranno praticamente zero di danno e potrete stare fermi nelle fiamme anche quanto tempo vorrete. E questo punto qui è perfetto per camperare. Onestamente, come vedete nella partita, questa qui era proprio una di quelle partite facili facili che vi dicevo prima. Non è stata davvero una sfida per me questa partita, anche se tutto sommato ci siamo fatti 1 o 2 risate per quanto erano scarsi i nostri avversari. Vedrete i punteggi della nostra squadra, che sono una cosa davvero scandalosa, si parla anche di 23-1, ma non solo una persona, ma 3-4 persone, quindi onestamente niente di speciale. E in ogni caso, sì, come vi ho detto, state aggiornati sul mio canale, iscrivetevi ragazzi, iscrivetevi se non siete iscritti e consigliate, spammate il mio canale su ogni singolo sito che avete, Facebook, Twitter, social network XY. Per me non fa differenza, voi spammatelo, ragazzi, voglio arrivare a 1000. Quando sarò a 1000 vi farò un bel video che piacerà soprattutto a quelli che si sono iscritti già da più tempo al mio canale. Questo è tutto quello che vi dico per ora, spero di raggiungerli in fretta. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video, grazie della vostra attenzione. Bella ragazzi, ciao!